ti ci rode, quello è ovvio, perché comunque è una scelta sua non vaccinarsi, però che devi fare? In un'ora, il tempo della nostra permanenza al pronto soccorso, arrivano 11 ambulanze. La nuova curva dei positivi al Covid fa salire il numero dei contagiati fino a 10.000 al giorno, come a maggio. Un'onda che si abbatte sulla prima linea della sanità pubblica, il pronto soccorso. I numeri raccontano anche un'altra glaciale verità. Il 74% dei malati gravi che finiscono in terapia intensiva sono Novax. La consapevolezza che manca, insomma, delle persone non vaccinate, come se fosse un po' un egoismo di pensare, insomma, a loro e non agli altri. La differenza che ci sta tra le persone che si vaccinano e che sono consapevoli, che lo fanno anche per un discorso, diciamo, generale, no? Di aiutare anche il prossimo, no? Questa è una cosa che ci fa rabbia, ovvio, anche perché lo vediamo contestualmente al lavoro tutti i giorni, che la stragrande maggioranza dei pazienti che ci vengono positivi sono non vaccinati, per scelta. E quando i Novax arrivano in ospedale, sfoggiano con granitica certezza i loro fantasiosi mantra. Ne sono talmente tante e potremmo fare un libro. Sicuramente il 5G, che col vaccino viene iniettato il 5G, che ce lo dicono i microchip, puntualmente ce lo dicono, che i vaccini non sono sicuri, perciò non si vaccinano perché possono portare problemi a lungo termine. Quando il 74% dei pazienti di rianimazione eccetera sono non vaccinati, credo che il numero ci dica che è una pandemia dei non vaccinati. I pazienti che finiscono in rianimazione o addirittura muoiono sono nella quasi totalità pazienti non vaccinati. Questi ce lo dicono i numeri, punto. È chiaro che da parte nostra c'è un po' di rabbia. Un po' di rodimento, diremmo a Roma, nel vedere questi che ti dicono: ah, ma tanto il Covid non esiste, non è vero niente. La gente che abbiamo visto morire era gente vera. In Italia aumenta la pressione sul pronto soccorso, che oggi sconta una carenza d'organico superiore al 40%, anche per la fuga dei sanitari dai reparti di emergenza per passare ad altre specialità. Vedete, per noi la notte del 24 dicembre o quella del 31 dicembre è come il 28 novembre. Che cos'è il 28 novembre? Non lo so, ma è qualsiasi giorno dell'anno. Allora, la difficoltà di allineare le vite rende difficile, non c'è niente, rende difficile anche i rapporti, no?